Antonio Gualtieri, Alessio Moroni, benvenuti su Letture Metropolitane. Grazie. Siamo all'ARF, come si può ben vedere, e siamo nel backstage dell'ARF con un titolo che abbiamo molto apprezzato dalle nostre parti. Stiamo parlando di Darwin, con due uscite, la Forbidden Planet Edition e la stagione 2. Esatto. Come nasce allora l'idea di portare all'ARF questa edizione, chiamarla così e costruirla così? Ok, allora il discorso è semplice ed è anche in qualche modo un caso fortunato, no? Nel senso che noi siamo nati come Darwin un anno fa, il 26 maggio del 2016, è uscito sul digitale il primo breve episodio di Darwin 1. Okay. E Darwin è durato un anno, cioè è un viaggio di un anno che termina qui, proprio il 26 maggio del 2017, esatto. Con queste due edizioni, Darwin 2, che è proprio gemello di Darwin 1, quindi sono 80 pagine di storia, è solamente speculare, apre e chiude, perché Darwin finisce qui, cioè almeno questa run, questa avventura di Darwin hanno una conclusione, mm-hmm. Ma ci sembrava giusto celebrare appunto la ricorrenza e tutto con un albo speciale che si chiama appunto Forbidden Planet Edition. Perché si chiama così? Perché quest'albo esisterà solo all'ARF e solo da Forbidden Planet, che è una fumetteria a cui noi siamo particolarmente affezionati, che sta a Roma in via Pinerolo, zona Re di Roma. Uh-huh. E questa edizione racchiude tutto, quindi è la somma di tutto quello che abbiamo fatto, più appunto, come dicevamo, un inserto di testo inedito con annessa illustrazione, perché comunque non dimentichiamo mai che questo è un fumetto, è testo più immagine, quindi anche quando andiamo a mettere qualcosa di un po' più legato alla letteratura ci vogliamo mettere sempre un'immagine. Quindi in realtà è un'idea che discutendo con Michele Monteleone, io in realtà parlando a casa sua volevo farne un romanzo, mi ha detto: perché non ne fai un fumetto? E di lì io a breve la cosa si sono accelerate e Alessio stato coinvolto. Sì, io in quel periodo stavo mandando il mio portfolio in giro online e lo mandai alla Villa in Comics di Giulio e sì, la nostra produzione, che c'eravamo Giulio, Michele e altri autori. Esatto, e mi ha risposto direttamente Michele, che mi chiese se volevo fare un fumetto, mi avrebbe messo in contatto con l'autore che l'avrebbe scritto, e il giorno dopo ho ricevuto una telefonata da Giulio, la prima telefonata di molte altre che poi sono seguite per portare a quello che oggi è stato Darwin 1 e Darwin 2. Celebrati, esatto, nella Forbidden Edition. Perché in realtà Darwin ha una peculiarità, che diciamo Darwin 1 è un fumetto muto. Esatto. E quindi in realtà non c'è scrittura, perché c'è il doppio di scrittura normale. Cioè, per riuscire a fare un lavoro così c'è stato tanti. Quindi noi abbiamo dovuto telefonarci, cioè lavorare, sì, molto di più del normale. E avere molta pazienza l'uno con l'altro. Nel senso che è difficile. Adesso non scherziamo, però. Più le cose vanno minime, senza, sì, balloon. Senza balloon. Nel secondo un po' di più, però comunque rimane, mm-hmm, l'idea che abbiamo un po' spezzato nel secondo questa cosa, ma la spieghiamo narrativamente, cioè c'è un senso, non è perché ci eravamo stufati, ma comunque rimane questa idea di narrazione secca, asciutta. Siamo nella preistoria, è un mondo semplice, è un mondo rustico, è un mondo rude, è un mondo terribile, è molto simile a quello di oggi in realtà, parliamo solo di più. Però era quest'idea nella di scrittura che però coinvolge la parte visiva, sì, e che è stato un lavoro di sinergia. Mm-hmm. Sì, perché essendo muto doveva essere tutto molto più chiaro e fruibile immediatamente al lettore, quindi c'è stata proprio una sinergia tra il testo e il disegno e abbiamo avuto bisogno di confrontarci molto per correggere le cose che all'inizio sembravano funzionare, poi rileggendolo magari qualcosa era da aggiustare. Quanto appunto hai sofferto questa scelta artistica e quanto vi ha dato di più? Guarda, in realtà la sofferenza era cioè nel senso, è difficile per me, come dire, l'idea di un romanzo la vedo sempre come un mondo da conquistare, complicato e difficile. In questo senso, secondo me era, come dire, un universo da esplorare, quello della preistoria, e chiaramente sarebbe stato diverso.
ora il fumetto ha preso una piega particolare. Devo dire che nel caso di Darwin, nonostante la difficoltà del lavoro che poi ha preso determinate pieghe, ringrazio Alessio per essere riuscito a stare dentro il lavoro. Darwin, in qualche modo, è una delle cose che mi ha colpito tutto intero. Nel senso, le storie a volte ci sono dei momenti in cui no, questa proprio non funziona, anche quando l'avevamo vista che funzionava in fase di programmazione, poi non funziona, quindi ci sono giorni in cui bisogna stare lì intensamente a raddrizzare. Darwin è arrivato, cioè è giunto proprio, quindi è stato più facile in realtà. Poi è più facile, no? Adesso mi maledice perché in realtà c'è stato un grosso lavoro dietro, però è un prodotto difficile che in qualche modo si è reso facile. Sì, io sicuramente devo ringraziare Giulio per la pazienza nel seguire passo passo la produzione di Darwin. Io prima di aver fatto Darwin ero praticamente un esordiente assoluto, quindi è stato il mio primo lavoro di un certo livello, stando dietro a deadline, consegne e soprattutto era un lavoro particolarmente più complicato rispetto ad altri proprio perché non c'erano il testo, quindi parte era tutto legato al disegno, non potevo delegare al fatto, vabbè, questa cosa magari non è chiarissima, però il balloon, il dialogo fa capire la situazione, quindi con Giulio abbiamo dovuto sicuramente correggere delle cose, però sicuramente è stato un lavoro molto piacevole e difficile, ma che ha dato i frutti È sperati. stato un battesimo del fuoco per tutte e due, per la vostra coppia e Sì, immagino anche per il futuro. ci ha lasciato un futuro, non so se di Darwin, perché comunque questo ciclo è finito, però il mondo della professione rimane, però sicuramente ci sarà un futuro della coppia Gualtieri Moroni, di cui possiamo dirvi adesso solo questo. Va benissimo, grazie mille. E Rimandiamo alla... posso citare tutte le persone, Come perché no? Darwin in Sì. realtà coinvolge me, lui, però una lista Sì. molto ampia di C'è anche un persone. ottimo lavoro di edit, di lettering, Sì, in realtà è nonostante. fondamentale quel lavoro. Adesso cito uno per uno, Sì, prego, prego. perché diciamo che abbiamo avuto già i colori sono diversi, perché nel primo numero sono di Alessandra Rostagnotto, mentre nel secondo di Valeria Panzironi, quindi comunque il colore è la terza cosa che dà vita. È stato incredibilmente fondamentale l'apporto di lettering, ma anche di alcune soluzioni grafiche, onomatopee, impaginazione di Maria Letizia Mirabella, che veramente qui dobbiamo molto. Il grande Simone Di Meo, che ci ha regalato queste copertine splendide, che sono più di queste due e sono racchiuse Sì, nei volumi, perché sono sono anche all'interno. quelle delle edizioni digitali. E Simone, l'ultima copertina, questa qui che vedete, ha i colori di Luca Zavattini, mentre il secondo episodio ha gli sfondi e alcune illustrazioni di Federico Botticelli. E ultimo, non per ultimo, perché poi in realtà è una delle cose che siete per prima, c'è cioè il logo grafico è di Fabrizio Fermata, che è questo, che in Di primo realtà acchito non è una cosa sembra, importante. e invece racchiude il cuore e ci porta direttamente nel posto dove batte questo cuore di Darwin. Grazie Ok, davvero. grazie a voi, grazie Grazie a mille. voi e grazie a tutti quelli che leggeranno Darwin. Darwin.